Un saluto a tutti, buon fine settimana. Vediamo in versione video alcune coppie di valute per la prossima settimana. Prima di partire vi segnalo che alla mail scattacoltrend@gmail.com, scrivendo potrete poi ricevere tutte le info su come partecipare al meeting di sabato 15 giugno che si terrà a Roma a costo zero e riceverete anche il PDF con il programma. Quindi vi invito chiaramente a mandare un'email, riservare il posto, ricevere il programma e insieme a me ci sarà chiaramente il dottor Moschella. Sarà estremamente, estremamente concreto e diciamo uno strumento utile. Si trasformerà questa giornata in uno strumento utile per la seconda metà del 2019. Partiamo con AUD CAD, dollaro australiano contro dollaro canadese, time frame daily, vediamo dopo lungo downtrend, ripresa dei prezzi e poi c'è una situazione di incertezza. Al momento abbiamo avuto tre sessioni negative e sembra che il prezzo possa arrivare anche a testare un'area supportiva estremamente interessante che è in quota 0,93, 0,93 e 15 ed è un livello statico che è stato per due volte resistenza e poi vedete come in maniera estremamente precisa ha fatto da swing, ha fatto da supporto successivamente, quindi lo monitoriamo perché se in settimana dovessimo arrivarci e arrivarci con una candela di stampo o con un pattern di stampo rialzista, 0,9315, 0,9320 è un livello interessante per il long su AUD CAD. Passiamo adesso a AUD USD, cosiddetto OSI, ossia dollaro australiano contro il dollaro americano. Lo vogliamo vedere in versione daily perché quando sul time frame daily non ci sono diciamo dei livelli che d'occhio di primo acchito ci sembrano chiari, passiamo al time frame successivo per vedere quello che in maniera più da lontano, diciamo così, può sembrarci un pochino più chiaro. In questo caso cosa vediamo? Vediamo innanzitutto che c'è un livello statico in area 0,30 circa, livello supportivo che ha tenuto per alcune settimane, poi c'è stata la rottura e vedete sul settimanale come invece è più chiaro, supporto tenuto varie volte, rottura, retest con una pin bar di stampo di prosecuzione ribassista, anche se è verde. Quindi, quale potrebbe essere in questo caso il livello che il prezzo potrebbe andare a prendere? Ancora allargando il periodo storico del grafico, andiamo al 2016 e vediamo che il prezzo potrebbe tranquillamente arrivare in area 0,68 e 40, dove c'è un supporto statico di lungo periodo. Quindi, secondo me, lavorando in trend, che ovviamente adesso è un momento di trend ribassista, discesa, consolidamento e probabile nuova gamba ribassista, quindi cercheremo sul daily candele o pattern ribassisti per andare a prendere il target di medio periodo 0,6840. Il nostro stop chiaramente sarà sopra la candela della settimana scorsa, quindi 0,7060 circa. Quindi questo era AUD USD che è correlato in maniera diretta con il gold, lo ricordo. Passiamo adesso alla prossima coppia, euro contro dollaro australiano. In questo caso lo vogliamo vedere in ottica daily. C'è un trend di fondo che è rialzista e vediamo come ci sia stato l'ultima candela, una spinning top, quindi di incertezza, che si posiziona su un livello importante. Quindi su un livello di resistenza e contestualmente se noi andiamo con la nostra Pro Real Time a duplicare questo livello, vediamo come alla fine scopriamo come il prezzo si trovi semplicemente dentro un rettangolo. Visto che il trend primario è rialzista, lo seguiamo il livello di prezzo perché la rottura di 1,61 potrebbe dare il là per andare a prendere la resistenza successiva, che eccola qua, è in area 1,6350. Qui ecco, monitoriamo la rottura rialzista del prezzo per un possibile trade long con target 1,6350.
Chiaramente, se invece il prezzo dovesse ridiscendere, aspetteremo gli 1,56 a un livello supportivo in ottica, sempre in ottica long. Adesso passiamo al prossimo grafico. Euro contro la sterlina, euro GBP, e anche qui rimaniamo sul daily, perché abbiamo anche qui due livelli che sembrano sufficientemente chiari per essere monitorati, diciamo così. E parliamo di area 0,8680, che è stato un livello di resistenza varie volte sentito, e anche qui semplicemente andando a duplicare il livello vediamo che, come per euro contro dollaro australiano, anche euro sterlina si trova in un trading range. Quindi anche qui attenderemo l'eventuale rottura 0,8690 per ingressi long, avendo poi come primo target la resistenza successiva in area 0,88. Passiamo ancora al grafico successivo e lo mettiamo perché chiaramente è la regina delle coppie, anche se effettivamente non c'è spesso una volatilità importante per farci fare trading. Vedete come il prezzo sia comunque sostanzialmente una fase di trading range, ma andiamo però a individuare quelli che possono essere i livelli più interessanti, anche qui semplicemente tracciando con analisi tecnica di base delle trend line dinamiche, vediamo come il prezzo sia in un canale ribassista e come un'eventuale prosecuzione del rialzo che è partito da un paio di settimane potrebbe portare il livello del prezzo in area 1,1320, dove vediamo come vi sia una confluenza delle due resistenze e quindi come questo potrebbe essere un livello da shortare, dico, perché andremo a seguire il trend primario che al momento è ancora ribassista. Passiamo poi invece a un grafico che raramente vedo postato in giro, ma che secondo me offre proprio graficamente una situazione interessante: GBP DKK, quindi la sterlina contro la corona danese, perché anche qui abbiamo dei livelli sicuramente chiari. Eccoci qua, il livello di 8,60 è un livello supportivo chiarissimo che ha tenuto bene per 1, 2, 3, 4, 5, 6 volte, come 8,80, scusate, un livello di resistenza altrettanto chiaro, prezzo in discesa, e quindi attendiamo gli 8,60 ovviamente in ottica rialzista, nel senso che se noi dovessimo avere qui 8,60 come in questo caso una pin bar, o una pin bar qui, o comunque un pattern rialzista come è questo formato da queste tre candele, quindi una morning star, a questo livello ci darebbe sicuramente un interessante livello rialzista, consentendoci poi di andare a posizionare il nostro stop sotto questo livello supportivo e il nostro target vicino alla nuova resistenza, quindi con un risk reward sicuramente molto molto interessante. Passiamo poi al grafico del cable. Il cable, per cable si intende sterlina contro dollaro statunitense, il cable anch'esso come euro dollaro è in una fase non semplice, perché abbiamo una fase di trading range di incertezza direzionale che sia chiara. Se passiamo sul time frame invece, in questo caso mensile, vediamo come vi sia, anche qui dopo un downtrend importante, come vi sia un'area supportiva che il prezzo ha sentito con questa pin bar, quindi ripartenza, e sembra appunto che dopo la lunga discesa, partita già da prima del 2015, con quest'area supportiva dinamica, con questa pin bar e questa poi candela rialzista, e ancora questa pin bar di possibile prosecuzione rialzista, le quotazioni possano nel medio periodo riprendersi. Quindi andiamo a monitorare per conferma, quindi per lavorare sulla forza, questo livello che è un livello di resistenza, quindi gli 1,33, sulla rottura di 1,3 si potrà impostare una posizione, un trade appunto di posizione,
per andare a prendere nel medio periodo un livello importante, dove il prezzo ha fatto 4 volte retest, ha sentito per 4 volte, per 4 mesi consecutivi la resistenza, quindi 1,42. Passiamo al penultimo grafico, NZD USD, quindi dollaro neozelandese contro lo statunitense, e in questo caso il time frame che riteniamo migliore per avere delle indicazioni è il weekly. Il weekly perché vediamo che nella terz'ultima settimana avevamo avuto una pin bar, ma poi i prezzi sono ancora scesi, e ancora una pin bar anche se sporca. Essa però è consegnata dal grafico in un punto che ci sembra interessante, cioè su un punto di supporto dinamico. Quindi anche qui sul daily potremmo poi andare a cercare una candela rialzista chiara per posizionare uno stop sotto 0,65, quindi sotto il minimo della candela, ma sotto anche il supporto dinamico, e per andare poi a cercare di prendere la successiva resistenza in area 0,69. Passiamo adesso all'ultimo grafico. USD CAD, dollaro statunitense contro dollaro canadese, che sappiamo essere correlato in maniera inversa con il crude, quindi con il petrolio. Qui abbiamo il grafico daily che ci può sicuramente aiutare, perché abbiamo avuto su questo livello di resistenza, che vediamo per praticamente 2 settimane, il prezzo ha sentito la resistenza e poi va a consegnare una pin bar di stampo ribassista confermata da una nuova candela ribassista. A questo punto, avendo tenuto la resistenza che aveva già consegnato una prima candela ribassista, poi una seconda confermata, ci sta che si possa vedere una discesa dei prezzi fino a un'area supportiva importante. Eccola qui, quindi fino a 1,33 circa. Qui siamo a 1,3285, quindi 1,33, dove i prezzi tantissime volte hanno sentito l'area supportiva per la ripartenza. Per cui ecco USD CAD, per chi volesse fare trading di brevissimo potrebbe, su un eventuale pullback nella giornata di lunedì a questo livello, cercare anche un ingresso ribassista, andando poi a posizionare uno stop sopra i massimi della candela e seguendo il prezzo fino a 1,33. Per posizioni long invece personalmente aspetterei il test di 1,33 per la ripartenza verso l'alto con uno stop sotto il minimo di questa candela. Vi aspettiamo a Roma sabato 15 giugno, la mail l'avete vista, grazie, buon lavoro.